Ciao a tutti, questa sarà una faccia del giorno. Oggi è sto girando questo video per l'Immacolata. E niente, ho fatto questa piega che voleva, cioè in realtà volevo lasciarli liberi, solo che il risultato non mi ha fatto impazzire, per cui ho appuntato un po' i capelli, che sono un po' meno peggio, diciamo. Ho fatto la piega con il ferro quello ondulato. Che tra l'altro ho fatto il video di recente LOL, diciamo, guarda un po', perché ho registrato la procedura, tra virgolette, perché volevo fare un video, diciamo, collettivo, come accennai in un altro video, in cui vi mostro l'effetto di tutti i ferri per capelli che io ho in casa. Io con questo ancora non ci ho preso tanto la mano, perché davanti magari mi piacciono anche, dietro no. Io lo trovo difficile da usare su se stessi, cioè se non altro no, sicuramente non da 5 minuti, mi dispiace, perché ci ho messo 20 minuti abbondanti e comunque dietro non ho avuto un risultato soddisfacente. Proprio questo motivo li ho appuntati, perché cioè, davanti erano tutti belli ondulati perfetti, dietro invece una cosa informe. Comunque, beh, sono incapace io e non è che dico altro. Forse perché ho anche un po' di capelli, non sono pochi comunque. Allora, quindi oggi è l'Immacolata. Io ovviamente sto andando a lavorare e solo per questo motivo mi vedete, diciamo, cioè, truccata. Più o meno un tema natalizio, tra virgolette. Dico tra virgolette perché non è un trucco niente di che. Però, siccome avevamo pensato oggi di fare un trucco tutti molto simile, di mettere il rossetto rosso, quindi vi faccio vedere cosa ho utilizzato. Perché stamattina non avevo il tempo di registrarlo, perlomeno, non sapendo come avrei fatto, devo portarmi tutte le robe di qua. Intanto, come base ho messo il fondotinta Le Beige di Chanel. Stamattina ho provato l'applicazione con l'Oval Brush. Io questo l'ho preso da AliExpress, potete cercare Oval Brush, ne trovate 3 miliardi. Ma ieri ho visto che hanno messo da Estée Lauder lo stand della Janeke. Non so come si pronunci, con questi pennelli. Ora, i prezzi sono discreti, nel senso non sono altissimi, considerando che è vero che col prezzo del Papa Brush, come lo chiama Germana, ci prendete tutto il set, perché ci ho preso tutto il set. Però è pure vero che di tutto il set forse ne userete due o tre, quindi al massimo se volete vi comprate solo quelli che avreste usato. A me la qualità sembra la stessa, quindi non mi sono sembrati malvagi. Questa era una piccola parentesi. Comunque, la stesura con il L'Oval Brush mi è piaciuta di questo fondotinta. Penso che la adotterò spesso. Poi, cipri ho messo, vabbè, solita procedura: Laura Mercier nel contorno occhi, quella di Debbie su tutto il resto. Così intanto la finisco. Poi, come correttore, ho usato. Oh, l'ho messo via. Non quello di Urban Decay che è qua, ma bensì ho usato quello di Catrice, quello il camouflage che mi piace più di quello di Urban Decay. Poi, sugli occhi, passiamo agli occhi, primer potion di Urban Decay, sotto il sopracciglio e sulla palpebra mobile come base ho picchiettato un pochino di quello panna che è finito, quindi finalmente se ne vanno i prodotti finiti, di Kiko, il matitone come base e poi ci ho messo sopra il panna della palettina, sempre Kiko, della Limited Edition, anche questo come potete vedere sta finendo. Guardate che metto. Valentina, sei sempre tu! Ma come si fa? Sembra se ti scegli i momenti. Ora si incazza. E quindi ho messo questo qua sulla palpebra mobile. E nella piega, cioè, ho fatto un trucco semplicissimo perché, appunto, volendo dare risalto alla riga d'eyeliner, ho fatto solo una leggerissima ombreggiatura con questi due della palette di Urban Decay Naked Basics. Sì, questa qua è un'unghiata. Che fastidio, che fastidio. Comunque erano Fate e Lockout, ma colori rintracciabili ovunque. Poi eyeliner, come eyeliner in realtà ho usato una matita perché mi piace molto l'effetto che fa questa matita come eyeliner ed è la Super Shock Gel Eyeliner di Avon, appunto. E quella nera, questa qua però all'interno dell'occhio non mi fa impazzire, non è male sicuramente, non è per me ai livelli della matita di Armani, che comunque è quella che ho messo dentro, però come eyeliner è fantastica perché effettivamente dà un nero intensissimo, e quindi mi va bene e poi mi dura tutto il giorno. Quindi come eyeliner ho usato questa, che come potete vedere è sulla via perché comunque usandola così mi piace, quindi la riesco a smaltire.
Come mascara, non prima di aver. No, non prima. Prima ho piegato le ciglia con il piegascia scaldato col phon e poi sono andata giù di Dream Look di Deborah e potete vedere voi stessi il risultato. Considerando che ho una bella riga d'eyeliner, direi che si vedono abbastanza. Sta tirando gli ultimi colpi, mi piace moltissimo. Poi, dovendo mettere un rossetto rosso, ho detto facciamo anche un bel blush rosso. E chi se non lui? Io purtroppo non so se c'è ancora. Mi dispiace perché è bellissimo. Io ce l'ho da boh, 5 anni, credo, questo blush. È Scandalous di Sleek. Chissà se c'è ancora, non lo so. Ed è proprio un blush rosso, che più rosso non si può. Mi vedrò come Heidi in video, me ne frega perché mi deve durare. Non ho messo l'illuminante, no, bugia. Non è che non ho messo l'illuminante, come un leggerissimo illuminante per sfumare il blush, ho messo sopra la Ambient The Hourglass Dim Light. E questa qua, leggerissima, ma quando arriverò al lavoro mi metterò qui quello dorato di L'Oreal, che mi piace tantissimo. Cioè, ve lo dico, è proprio un flip, mi piace da morire quell'illuminante. Perché l'illuminante dorato ne ho solo uno, ma ed è di pupa, è estivo, diciamo, però non si vede come vorrei, quindi mi sa che vado a mettere quello poi quando arrivo al lavoro. E poi infine il rossetto. Ho messo come contorno la matita 82 di Diego Dalla Palma, ma non era proprio uguale comunque. E poi ho messo sopra questo che fa parte della collezione natalizia dell'anno scorso di Pupa ed è il numero 003 Eye Matte Lip Fluid. Sì, si chiama così, di Pupa appunto, ed è di quella collezione lì. Potete vederlo, è stupendo. Mi piace un sacco proprio l'effetto che fa. Non ho visto tante. Non me lo so, potrei portarmelo per confrontarlo. Perché con quelli della collezione di quest'anno, secondo me, almeno un colore, se non è uguale, molto simile a quello dell'anno scorso. Gli altri no, ce n'è uno, c'era il più scuro che ovviamente è andato sold out subito. L'illuminante mi è piaciuto tantissimo. Forse questo di L'Oreal mi piace un pelino di più. È che sapete cosa? Non la comprerei perché, a parte che con gli stessi soldi mi ci compro la palette di Sleek. La palette di Sleek ormai, Mariangela, ti chiami tu che me l'hai scritta, cioè mi avete messo il tarlo e quindi me la comprerò. Perché appunto è un illuminante che userei solo in certi periodi dell'anno, quindi per quello desisto. Tanto mi godo il tester al lavoro e buonanotte. E basta. Il trucco è tutto questo, sì, perché non c'è nient'altro di particolare. Infine, vabbè, le mani, lo smalto. Mi sono pentita di una cosa perché, vabbè, tanto mi sono detto metto lo smalto rosso che io non metto mai, però volevo provare questo ed è il No Lamp numero 7 Wondered di Laila, che vi ricordo mi è stato inviato, e sono partita nel fare decorazioni, solo che non mi sono piaciute le decorazioni che mi sono venute. Poi le ho fatte tra l'altro tutte a caso, tutte mescolate, ve le faccio vedere da lontano. Si vede giusto sto riflesso dorato sulle unghie, tanto per far Natale, che ho fatto con il kit con lo stampino di Essence. Ho provato inizialmente uno smalto, ma non si vedeva, poi ho provato questo che è di MAC, Glitter Silver Dew. Non so se ci sia ancora pure questo. Quindi cioè, il risultato non mi piace, il disegno non si vede, ormai l'ho messo, tanto poi questo mi sa che lo tolgo subito, domani perché con lo smalto rosso proprio non resisto. Quindi tanto si rimuove facilmente, quindi non mi devo scartavetrare le unghie. E niente, questo è quanto, vado a lavorare, quindi niente di. Poi ovviamente per facilitare le cose c'è una giornata di sole che a Bologna non si vede mai, mi sembra giusto. Va bene, vado a sclerare anche io oggi, ci vediamo al prossimo video.